E buon pomeriggio a tutti da parte di Marica dei Cartomanti Europei. Ecco, siamo appena tornati da Pescara e volevo ringraziare tutte le persone che ci sono venute a trovare, che sono venute a conoscere i Cartomanti Europei e sono venute soprattutto a provare che cosa vuol dire ricevere un consulto dal vivo e soprattutto usufruire anche di tutti gli altri nostri servizi che abbiamo a disposizione, quindi la lettura della mano, le rune, il pendolo, tutte le persone che sono venute anche a vedere il nostro Museo dei Tarocchi. Come sempre siete tantissimi ad averci scritto, quindi non voglio prolungarmi, cominciamo subito con le prime domande. Allora, partiamo da Maria Teresa. Mia madre è nata il 23 febbraio del 56, ha fatto domanda di pensione e a dicembre gliel'hanno concessa. Però il mandato affinché lei si possa pagare la pensione con gli arretrati ancora non è arrivato. Volevo sapere se per maggio poteva arrivare questo mandato. Mia madre si chiama Francesca. Allora, vediamo un po' Maria Teresa per questa pensione della mamma. Allora, Maria Teresa, ciao tesoro, sono Marica dei Cartomanti Europei. Ti dico, qui la carta del guadagno c'è, però c'è una carta di arte, quindi come se rappresentasse una sorta di costruzione. Una tempistica precisa, mirata nelle carte non mi viene, quindi non ti posso confermare che possa essere il mese di maggio, anche se la carta del guadagno è una carta principalmente primaverile, però la primavera si estende comunque fino a quasi la fine di giugno, quindi potrebbe anche volerci un po' di tempo in più. Su questo non posso darti la garanzia, però ti dico che c'è comunque la carta di arte, quindi un qualcosa su cui si sta lavorando, qualcosa che si sta andando a costruire. Comunque, tesoro, se vuoi andare ad approfondire, ci possiamo anche sentire in privato. Io tra una mezz'oretta comincio il turno, quindi posso rispondere, posso ricevere la tua chiamata. Esattamente dalle ore 16. Buon pomeriggio Marica, benvenuta nel nostro appuntamento con la CartoChat, quell'appuntamento in cui si raccolgono le vostre domande nei messaggi privati della pagina Facebook Cartomanti Europei e si cerca di dare risposta al maggior numero possibile. Però è impossibile accontentare tutti quanti, anche oggi 201 messaggi. Allora, cosa si fa in questo caso? Si risponde in diretta Facebook, ripeto, al maggior numero di persone che sia possibile, però per tutte le altre, se non ne avete ancora usufruito, c'è il numero 0773 493525. Lo vedete in alternanza? In sovraimpressione sotto la postazione di Marica, e questo numero vi dà accesso al primo consulto gratuito. Avete capito bene? Gratis la prima volta che chiamate, quindi il primo consulto con i cartomanti europei. Attenzione, numero 0773 493525, normale numero di linea fissa, d'accordo? Lo potete chiamare dal cellulare nella stragrande maggioranza dei casi. Proprio anche gratuitamente, totalmente, senza nemmeno lo scatto alla risposta, dipende dal vostro operatore. Allora, domani appuntamento con CartoChat sarà alle 16:30 e ci sarà Sara a condurlo. Lo ripetiamo, Marica a partire dalle 16 sarà nel suo studio per rispondere alle vostre telefonate. Date un'occhiata anche al nostro nuovo sito, il www.cartomantieuropei.com. Restyling, tante possibilità in più, c'è anche la possibilità di visionare i cartomanti uno per uno e sapere se in quel momento sono al servizio, se sono liberi o se sono occupati. Andiamo avanti con la prossima domanda. Perfetto, grazie Pasquale. Allora, Patrizia, io abito ad Olbia e volevo sapere se in questi mesi potrei ricevere delle chiamate di lavoro. 23 marzo del 61, la signora da cui aspetto la chiamata si chiama Silvia, lavoravo fino ad ottobre in un negozio di abbigliamento. Allora, vediamo un po', Patrizia, quindi se potrei ricevere delle comunicazioni lavorative. Ok.
Allora, inizialmente la stesura Patrizia Tesoro non è delle migliori perché mi porta disarmonia, aridità, timidezza, quindi come se tu stessi passando una sorta di blocco, no? Un momento effettivamente di aridità, ti dice la carta, quindi un momento un po' povero per quanto riguarda te. Però qui a seguito ti vengono comunque delle carte di coppe, delle carte che ti portano il trionfo, che ti portano il guadagno e soprattutto una cosa importante, ti viene la carta della forza. La carta della forza, soprattutto capovolta come ti viene a te nella stesura, ti indica il fatto che devi ancora cercare comunque di guardarti intorno, perché qui ci sono delle nuove possibilità, oltretutto avvenire il rinnovamento, quindi potrebbero anche essere delle comunicazioni che non sono inerenti alla persona di cui mi hai dato i dati, quindi delle nuove opportunità lavorative. Comunque, sentiamoci magari in privato, che così possiamo approfondire meglio la tua situazione lavorativa. Andiamo avanti. Attenzione alla privacy, lei è A, lui è B. Perfetto. Lui è sposato, ma per quanto ne so, lui non è felice nel suo matrimonio. Ci conosciamo da tanto tempo, ma tra noi è nato qualcosa da maggio dell'anno scorso, e anche se c'era attrazione da parte anche da prima. Ci sono stati molti alti e bassi, ma adesso questa storia è bloccata da gennaio di quest'anno, anche a causa di un mio ex che secondo me ha fatto di tutto per allontanarci. Lui è molto arrabbiato di questo, l'ho visto e a malapena mi saluta, questa domenica in occasione di una festa nel mio paese. Adesso vorrei sapere se ha ancora un sentimento nei miei confronti e se tornerà da me. Grazie. Allora, perfetto, io ti apro le carte e vedo quello che riusciamo a tirarci fuori, perché è più di una domanda, quindi non posso purtroppo rispondere a tutto, però puoi approfittarne e contattarmi anche stesso nel pomeriggio, in modo da poter analizzare meglio questa situazione. Allora, in effetti ti dico, lui ne soffre molto di questo rapporto, no? Non so se hai anche la possibilità comunque di poter vedere le carte, qui ti viene carta di ira, la vedovanza, la solitudine, la carta della luna. Quindi è come se lui lo avesse fatto arrabbiare comunque una situazione che tu gli hai tenuto nascosta, quindi sicuramente il fatto che si è messo di mezzo il tuo ex, questa potrebbe essere una cosa che a lui ha dato molto fastidio e secondo me non ci vede chiaro, soprattutto motivo per cui si è così tanto arrabbiato, perché penso che lui abbia dei dubbi nei tuoi confronti. Però la vedovanza e la solitudine ti indica comunque il fatto che anche da parte di lui c'è comunque una situazione di sofferenza, ok? Quindi lui non è che se la sta passando bene e che è felice della scelta che ha preso. A seguito ti vedo una notevole schiarita, prima di tutto perché c'è la carta del sole, quindi porta comunque una situazione ad emergere, porta una situazione finalmente ad essere schiarita e ad essere compresa. E poi a seguito ci sono delle carte molto belle, perché ti viene il due di coppe rovesciato che ti indica il desiderio, l'attrazione, ti viene la riuscita e soprattutto tu vieni fuori come donna di coppie, quindi senza dubbio questo può essere un trionfo per quanto riguarda il vostro rapporto. Però tesoro, preferisco sentirti in privato perché ci sono molte situazioni aperte, ti vedo dalle carte, non posso approfondirtele durante la diretta perché purtroppo il tempo è poco. Allora Giusy, vorrei sapere sul lavoro, mi è scaduto il contratto a febbraio e adesso ci sono le chiamate alle mie colleghe e le hanno già chiamate e a me ancora no, vorrei sapere se mi chiamano e se lo faranno e se mi faranno il contratto a tempo indeterminato, dato che con questo è il terzo anno di lavoro con contratto a scadenza. Giusy, 13 gennaio 76, aspetto vostre notizie, vediamo subito Giusy. Allora, questa situazione lavorativa. Allora, delle comunicazioni Giusy ti potrebbero arrivare, però non penso che siano molto a breve. Dalle carte mi vengono fuori come se ci fossero state o delle discussioni in passato nell'ambito lavorativo o addirittura proprio delle problematiche in merito al contratto, perché mi vengono delle situazioni, c'è il disordine, c'è l'ingiustizia, la delusione, quindi come se ci fosse comunque un piano negativo, ma con una base di amicizia, affinità, pensiero, affetto, quindi realmente
le persone con cui tu lavori hanno una buona opinione di te, hanno una grande stima lavorativa ed è loro intenzione contattarti, ma ci sono dei problemi di fondo. Giosi, sentiamoci in privato, io tra poco entro in turno, puoi già da subito prenotarti, così possiamo parlare meglio in privato. Quello che state guardando è un appuntamento cartoceat, un appuntamento offerto da Cartomanti Europei. Marica è una componente dello staff dei Cartomanti Europei. Marica sarà tra poco in linea nel suo studio a partire dalle ore 16, raggiungibile al numero 0773493525. Cosa facciamo su Facebook e su questo video? Rispondiamo alle domande che ci mandate nei messaggi privati della pagina Facebook Cartomanti Europei. Voi scrivete, c'è già un appuntamento fissato per domani, quindi già da questo momento potete iniziare a scrivere le vostre domande e Sara domani pomeriggio vi darà risposta, così come sta facendo in questo momento la nostra Marica. A proposito, tutte le persone stanno guardando il video in questo momento, mettiamo i cuoricini, i piace, i like, in modo che vediamo passare sullo schermo questa onda appunto di emoticon. Prossima domanda, Maria. Perfetto, andiamo avanti. Sonia, volevo sapere i sentimenti di Gianluca per me, se ci sarà l'incontro tanto atteso. Ci conosciamo da settembre, non ci siamo mai visti, solo in chat, lui è di Roma e io di Milano. Perfetto, Sonia, 14 luglio 68, Gianluca 2 febbraio 69. Allora. Allora, le carte sono molto buone perché ti segnalano il presagio di novità, ti segnalano la sorpresa, l'amore, quindi sicuramente questo può essere comunque un'intenzione anche concreta, quindi non si parla solo di pensiero, ma si parla anche di prossime mosse che possono portare a realizzare un incontro tra di voi. L'unica cosa che mi lascia un po' perplessa è la carta del matto. La carta del matto perché ti sta ad indicare una persona un po' instabile, non penso tanto nei tuoi confronti quanto forse proprio per quanto riguarda lo spostamento, quindi non so se magari potresti essere tu predisposta a fare questo viaggio, giustamente perché poi non ce l'hai proprio dietro l'angolo quest'uomo, o se magari dovreste trovare comunque un punto di incontro per quanto riguarda questi spostamenti, perché io a lui con la carta del matto vuol dire che comunque un po' potrebbe stare in difficoltà. Comunque sentiamoci in privato, così almeno possiamo vedere meglio questa situazione, quello che lo blocca da questo spostamento. Andiamo avanti con Cinzia, 31 gennaio del 73 e Antonio, 2 giugno del 76. Vorrei sapere come va tra di noi, l'ho conosciuto su Facebook e visto 4 volte. Se continua o no, io sono vedova con 2 figli, grazie. Allora Cinzia, vediamo un po'. Allora, carte molto belle tesoro, veramente molto belle, perché c'è prosperità, successo, l'asso di coppe che ti indica la famiglia, la tavola, diciamo che questo è un po' il trionfo, no? Come quando si vince ad un torneo e si alza questa coppa, quindi questo comunque ti sta a simboleggiare una riuscita, ma c'è anche la strada del viaggio, la carta del viaggio, della strada, quindi comunque considera che è un percorso da fare, non è una situazione questa che si realizza su carta, no? Non è che vi vedo due persone che vi mettete a tavolino e che decidete di far cominciare questa relazione, ma è una cosa che viene strada facendo. Queste carte di riuscita, di trionfo, sono carte comunque che ti rappresentano un'unione fattibile tra di voi, quindi siete due persone che potete andare d'accordo, due persone che veramente potete costruire qualcosa, anche perché avete entrambi la stessa intenzione, quella di costruire, quindi non è che vi state investendo l'uno con l'altro a perdita di tempo, però ovviamente il tutto deve avere un percorso, un procedimento, soprattutto perché giustamente la tua situazione un po' lui lo spaventa. Se vogliamo sentirci
in privato, io sono contenta di conoscerti, già dalle 4 sono disponibile. Allora, qui manca soltanto la L, per favore. Perfetto, allora. Lei si chiama L. È una donna che si chiama L. Buongiorno, sto attraversando un brutto periodo. Ho una relazione, ma siamo sposati tutti e due. Io lo amo, ma non sono sicura di lui, perché dice che mi vuole bene e devo aspettare per quello che sta succedendo. Io sto male, lo devo aspettare, che ne pensi? Aiutami. Le date leggere solo tu, senza dire alta voce. Ok, perfetto. Benissimo, allora vediamo un po'. Allora, guarda, se devo essere sincera, è veramente una bella stesura. Le carte non ti diranno mai di aspettare una persona o di voltare pagina, perché comunque le carte non influenzano mai il libero arbitrio di una persona, quindi ovviamente questa è una decisione che spetta a te. Però da un panorama che mi stanno dando le carte, è come se comunque effettivamente, vedi, c'è il mondo rovesciato, te la faccio proprio vedere come carta, e praticamente questa è una carta che ti rappresenta lotte e ostacoli per la riuscita. Non è una carta negativa, anzi, bensì la carta del mondo è effettivamente una carta molto positiva, considerando che c'è anche il sopravvento dell'amore profano, tregua, miglioramento. Diciamo che le carte sono molto buone, no? Quindi ti indicano effettivamente delle problematiche. Diciamo, io non posso dirti aspetta oppure vai avanti e rifatti una vita, anche perché comunque il sentimento c'è ed è reciproco, però ti invito a valutare bene effettivamente le problematiche che ci sono tra di voi, perché comunque non sono cose che lui si sta inventando per creare un distacco da te, effettivamente ci sono dei problemi, però è anche da qui che si vede l'unione di una coppia, no? Il fatto di riuscire ad oltrepassare gli ostacoli insieme. Se vogliamo sentirci al privato, io ti aspetto più tardi, anzi ti consiglio di prenotarti sin da subito. E andiamo avanti con un'altra donna di nome F, anche qui abbiamo la privacy, li vedo io i dati. Allora, sono tutta incasinata, bene. Mio marito 2 anni fa mi ha tradita, l'ho perdonato, ma non l'ho dimenticato. Adesso il mio cuore batte per un'altra persona e sento che in me è cambiato qualcosa. Cosa succederà? Benissimo, allora, vediamo un po' quello che ci dicono queste carte. Allora, diciamo che le carte in un quadro generale della situazione non stanno dando una risposta realmente, quindi te lo dico sin da subito che è meglio se ci sentiamo in privato, anche perché io vedo soprattutto te nelle carte, vedo soprattutto te che sei piena di dubbi, di incertezze, ti vedo combattuta tra queste due persone, di cui una è una persona che comunque ti dà la stabilità, ma l'altra è la persona che comunque ti porta la carta del demonio rovesciata, ovvero la carta del demonio ti indica il desiderio, l'attrazione, la passione, tutto ciò che ci può essere di coinvolgente in un rapporto, cosa che invece non c'è dall'altra parte, quindi è un po' come se ti vedo come una pallina da tennis sbattuta da una parte all'altra effettivamente, no? Da una parte che ti dà una determinata sicurezza, ma una parte che ti dà comunque il senso di appagamento che una donna ha bisogno di ricevere. È meglio se li vediamo singolarmente, ognuno dei due, in modo che ti posso vedere la strada che entrambe queste persone hanno da offrirti. Quindi, se vuoi prenotarti, io tra poco entro in turno e possiamo approfondire questa situazione. Siamo arrivati al termine, Marica. Eccoci qui, siamo allora, arrivati. Ricordiamo che Marica tra pochi istanti sarà nel suo studio per ricevere le vostre telefonate. Il numero è il 0773-493525. Il primo consulto è sempre gratis. Chi non ne ha ancora mai usufruito può chiamare
e parlare gratuitamente per un consulto conoscitivo con i cartomanti europei. Chi invece avesse già sprecato questa opportunità e volesse parlare con Mario o con uno dei suoi colleghi e colleghe può comunque chiamare lo stesso numero e accedere, in quanto amici di Facebook, accedere ai pacchetti minuti a bassissimo costo. I pacchetti sono veramente a bassissimo costo perché praticamente li costruite voi, decidete voi quanto spendere, quando spendere e con chi spendere. Okay, quindi veramente noi non decidiamo nulla, fate tutto voi ovviamente aiutati dallo staff tecnico del nostro centralino. Marica, i saluti. Perfetto, grazie a tutti per averci seguito e un bacione da Marica.